Ciao a tutti ragazzi, io sono Karma e oggi siamo qui con un nuovo episodio della famiglia Price. Sono troppo felice che siamo tornati finalmente da loro perché, come avete visto, ultimamente mi sto concentrando un pochino di più sulle challenge e non a let's play. Quindi sono troppo felice, però a questo proposito vi dico che conto di ripristinare il ritmo per quanto riguarda anche la pubblicazione appunto degli episodi di questa serie, perché soprattutto negli ultimi tempi mi stanno venendo in mente un sacco di idee su come andrà la loro vita, insomma si creeranno un sacco di dinamiche fra questi personaggi e quelli che faranno il loro ingresso in futuro, insomma, e quindi vi consiglio di seguire attentamente questo gameplay, ragazzi, mi raccomando. Quindi le varie novità sono queste. Innanzitutto ho deciso, adesso vi faccio vedere, di impostare la durata della vita del sim su lunga, se ce la faccio, ecco. E così ho fatto ovviamente anche con la durata delle stagioni, che adesso hanno una durata massima. In questo modo, ragazzi, io ho la possibilità ogni tanto di giocare con loro off camera per fare le varie cosine, insomma, seguire Sara a lavoro, perché lei ha una carriera in cui va seguita, insomma, fare tutte queste cosine qui. E a proposito di carriere, vi faccio vedere che, dato che ho seguito 2 volte Sara a lavoro, sia Sara, che Joyce mi hanno ricevuto una bellissima promozione. Allora, Sara vi faccio vedere che è diventata un agente, infatti ha finito l'addestramento che stava facendo. Joyce invece è diventata una fornitrice di catering, come vedete le hanno assegnato degli orari un po' più umani, perché prima rientrava a casa lunedì notte, e quindi è a livello 3. Però anche Lexi ci dà soddisfazioni, infatti è diventata una studentessa del liceo da 8. Adesso vi faccio anche vedere che qui c'è Babbo Inverno, che in piena estate, ragazzi, passeggia allegramente col suo pellicciotto. E a proposito di outfit, vi dico che, come vedete, ho cambiato i look anche a loro. Infatti ho messo dei vestitini un po' più freschi, colorati, appunto perché siamo in estate. Anche se il tempo non è dei migliori in questa settimana, devo dire la verità. Infatti all'inizio, ragazzi, avevo altri programmi, avevo in mente di andare con tutti gli adolescenti in un lotto che ho scaricato proprio a tema estivo in una piscina e svolgere così l'episodio, solo che a causa del tempo non posso farlo. Infatti vi faccio vedere che in tutta la settimana ci saranno temporali. Oggi vabbè, dice che c'è il sole, è nuvoloso, potevamo anche andare, però non ci andremo e adesso vi dirò perché. Quindi non ci andremo nemmeno giovedì, nemmeno venerdì e via dicendo. Praticamente registrerò quell'episodio in cui faremo quest'uscita con gli adolescenti di martedì perché c'è il sole. Ho notato veramente che Brindleton Bay è uno scenario molto molto uggioso in cui piove sempre, però vabbè, andremo di martedì. Non possiamo andare, ragazzi, dobbiamo appunto per forza stare a casa. Infatti adesso ci andiamo anche subito a casa perché stiamo aspettando l'arrivo o più arrivi per Losetti. Sì, ragazzi, perché vi ricordate che nello scorso episodio abbiamo incoraggiato Lessi all'accoppiamento con Phil, ovviamente. Sì, a questo punto io pensavo di esserci riuscita, invece in realtà no, perché a quanto pare dovrebbe apparirti subito la notifica di conferma che la cagnolina è in dolce attesa. Non ci è apparsa, dopo che ho capito che insomma non era incinta veramente, dopo che ho chiuso l'episodio ho ritentato da sola. E adesso è ufficiale, Lessi è in dolce attesa, quindi ci sarà uno o più arrivi nella nostra unità familiare, ragazzi. Non vedo l'ora, quindi anche volendo non potevamo fare quest'uscita, appunto perché dobbiamo aspettare che Lessi dia alla luce questi cucciolini qui. Poi sono troppo curiosa anche per il fatto che non ho mai assistito al parto di una cagnolina su The Sims 4, quindi doppia curiosità. E come vedete siamo tutti qui riuniti, ragazzi. Siamo nella casa, sì, che risulta proprio di fronte a casa nostra, di Andrew, Misha e il papà di Sara, che ha fatto il suo ingresso nell'episodio scorso, perché vi voglio far vedere questa casina, insomma, che ci tengo a precisare, ho scaricato dalla galleria. È una casina a tema autunnale, infatti, come vedete qui,
c'è questo spaventapasseri che riprende troppo, insomma, il paesaggio in cui siamo. Come vedete qui è pieno di balle di fieno, insomma, quindi ci sta tantissimo questa casa qui. Così ve la faccio vedere, quindi oggi ragazzi doppio tour perché vi farò vedere anche il nuovo arredamento della nostra nuova casa. Su Facebook ragazzi vi disse che vi avrei caricato anche lo speed build. Io da brava masochista quale sono, l'ho anche registrato e editato, era proprio pronto per la pubblicazione, solo che alla fine ho deciso di non pubblicarvelo perché dopo mi sono accorta di aver riscontrato un sacco di bug all'interno di varie stanze di questa casa, quindi non mi andava di pubblicarvi uno speed build di una casa che non è ancora perfettamente funzionante o completa. Infatti, poi dopo ho apportato delle modifiche, altre modifiche le devo ancora fare, poi vi dirò tutto, insomma, e quindi alla fine ho deciso di non caricarvi lo speed build. Però comunque vi faccio il tour non appena torno a casa e adesso vi faccio vedere questa. Detto questo, ragazzi, adesso vi spiego il reale motivo per il quale siamo tutti qui. Oltre al fatto che io vi voglio far vedere questa casina, c'è anche un'altra motivazione. Allora, devo dire che Joyce ha preso una decisione, ossia fare andare a vivere qui all'interno di questa casa Jean. Purtroppo sì, ragazzi, vabbè, purtroppo non tanto, perché comunque, come vedete, viviamo proprio attaccati, cioè dall'altra parte della strada c'è casa nostra. Come vedete, risulta anche che siamo vicini di casa. Vi faccio vedere con Alex, vedete vicino, perciò non c'è proprio nulla di cui preoccuparsi. Ci vedremo spesso, insomma, non ci perderemo di vista. E poi, almeno così, Jean farà compagnia a Jerry perché poverino era rimasto solo. E poi magari hanno più probabilità di accoppiarsi, anche se si azzuffano in continuazione. Però avranno modo di conoscersi anche loro, poverini. Quindi io direi di avviare, dopo questa premessa ablunga, e di entrare in casa. Oh, si stanno salutando, cioè non è un addio, insomma, è un arrivederci perché ci vedremo spesso. Ha anche portato tutte le sue cose, ragazzi. Lexi stava mandando un messaggio a Andrew perché gli stava chiedendo se era in casa. Lei è venuta qui a salutare il padre perché poverino non se lo sta passando molto bene perché, come vi ho detto, è reduce da un divorzio, quindi va un po' consolato, insomma, l'ha abbracciato. Ecco, Lexi si è messa qui a giocare, benissimo. E dato che avevo visto che Jean, no, che come si chiama? Jerry stava male, poveretto, eccolo qui. Devo tra l'altro ancora togliergli il cappello che gli avevo messo per il matrimonio, non gliel'ho più tolto. Quindi sta male, quindi direi di dargli un dolcetto del veterinario perché se non sbaglio Sara ne aveva uno. E dobbiamo fare la scorta, ragazzi. Adesso poi vi dirò perché non appena torniamo a casa. Quindi diamogli un dolcetto, del dolcetto del veterinario, dolcetto del benessere. Ciao Jerry! Guardate che carini i quadretti che ci sono in questa casa. Ovviamente è una casa che ho scaricato, però ho portato varie modifiche. Quindi qui c'è la cucina, come vedete. Qui c'è il salotto. Sicuramente Andrew e Misha non ci sono perché sono a scuola, quindi saranno per tornare. Teniamo sotto controllo l'entrata. Quindi questo è il piano inferiore della casa. Poi questo è il giardino enorme, il giardino era praticamente vuoto e quindi l'ho arredato un pochino io a mio piacimento. Ecco che sono tornati, Lexi, vai a salutare la tua migliore amica. Allora, stringere amicizia, vorrei proprio fare amicizia con qualcuno, ma nessuno sembra interessato a fare amicizia con me. Addirittura, ma hai un club bellissimo di cui tu sei il capo, ma Lexi, che stai dicendo? Vabbè, come si fa a fare amicizia? Allora, continua a mostrarti amichevole o compi un gesto di grande amicizia. Io direi compi un gesto di grande amicizia. Ok, il controllo emotivo aumenta. Vediamo se l'ha chiesto a Sara il consiglio.
Ma penso proprio di sì, ragazzi, perché è la prima volta che Lexi vive insieme a un estraneo, perché ha sempre vissuto con la sua famiglia, infatti adesso vive con Sara, che è la moglie della zia di Joyce. Se da una parte prima Lexi si sentiva tradita per il fatto che le avessero nascosto la loro ai tempi relazione segreta, adesso c'è stato una sorta di avvicinamento fra le due. Allora, Lexi aveva il desiderio di andare a fare volontariato con la famiglia, quindi ho detto la mando a fare volontariato con Sara, solo loro due, così magari hanno la possibilità di stringere amicizia, di conoscersi. Così ho fatto, quindi c'è stato questo avvicinamento, ragazzi, sono molto felice, una seconda zia, diciamo. Poi ho fatto anche un'altra conoscenza di cui vi parlerò però nei prossimi episodi, vi lascio un po' con l'amaro in bocca, cioè non con l'amaro in bocca, con così un po' di curiosità, ragazzi. Una conoscenza che ha fatto nel mentre che stava facendo volontariato in una spiaggia. Quindi sono, eh sì, l'avrà chiesto a lei il consiglio, però vai a parlare adesso con Misha, che è tornata da scuola, anche un po' a tema Halloween, questo arredamento di questa casa, ragazzi, anche perché siamo nel mese di Halloween, quindi perfetto tutto. Allora, Lexi, vai a fare, non dirmi che stai di nuovo riscappando, Jean, ti uccido, non rifuggire, ti prego. No, è contenta, dai. Ma Phil, perché ci delizi con questi due? Oddio, allora chiedi la sua giornata. Canta della festività la lotteria. Sì, ragazzi, oggi c'è la lotteria. Io direi di prendere solo un biglietto perché sì, abbiamo un po' di soldi, cioè non tanti, però non ne avremo a breve, ragazzi, cioè ne avremo pochissimi perché ci sono da pagare le bollette. Poi, ragazzi, faccio vedere anche che nel piano superiore abbiamo questa specie di, se ce la faccio magari, di corridoio, diciamo, che funge anche da insomma zona relax e anche da studio, perché c'è il computer e gli scacchi, eccetera. E ci sono anche le cucce, i giochini, queste decorazioni qui troppo belle, tema autunnale. Poi abbiamo altre tre stanze. Qui c'è la stanzina di Misha, che ho modificato tantissimo, infatti ho modificato quasi tutto tranne la cucina e il bagno, forse ho aggiunto solo la lettiera, poi tutte le altre stanze le ho modificate, qui c'è la stanza di Andrew, anche questa l'ho modificata perché prima era una cameretta per un bambino e quindi adesso l'ho adibita a camera per adolescente. Per ultima cosa voglio tentare di far accoppiare questi due micini, però dubito che ci riusciremo perché veramente con i gatti secondo me è ancora più difficile. Non possiamo? Amichevole? No? Aspettate, facciamolo con Joyce che hanno una buonissima amicizia. Non posso neanche più selezionarla, quindi non la trovo, è difficile trovarla. Ehi, 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 ehi. Guardate che se vi vede Misha, veramente è la vostra fine. Meno male non li ha visti nessuno. Oddio, guardate come fa finta di niente. Oh, amore mio. Allora, non possiamo tentare di. Allora, metti giù. Guardate come la guarda. Uffi, metti giù Jean. Magari la riprenderemo a vivere con noi quando Lexi crescendo andrà a vivere da sola, perché no? Allora vorrei adesso però, ecco, incoraggio ad accoppiarsi con Jerry. Oh, c'è un procione, che carino. Dai. Detto da Joyce, dalla tua padroncina, pure in calore, dai. Vediamo se va. Selezione. Ah, non possiamo. Vediamo. Mi pare di no. Ragazzi! Sì, vedete, l'incoraggiamento di Joyce ha funzionato. E quindi magari dopo che chiudo l'episodio controllo questa famiglia e vedo se effettivamente è in dolce attesa. Allora, appunto, fatto ciò, direi di tornare prima che Lexi si faccia scappare qualche altra interazione romantica. Appunto, direi di tornare a casa per fare due passi.
il caricamento, ma che bella la vita. Eccoci arrivati. Allora, avevo premura di tornare, soprattutto anche per il fatto che non so se lei si possa partorire anche in un altro lotto che non è quello di residenza. Quindi, insomma, siamo qui e adesso, ragazzi, vi faccio vedere. Lascio intanto in modalità vivi, così intanto Lexi fa i compiti, non scampi, cara. Oddio, ragazzi, è iniziato il travaglio. Ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Non ho fatto in tempo neanche a tornare, stoppiamo un attimo. E poi, per non farci mancare nulla, la compagnia elettrica ha disattivato la fornitura elettrica. Grazie, grazie veramente per tutte queste emozioni che ci fate provare ogni volta. E adesso, ragazzi, torniamo, cioè mettiamo play. Vi faccio vedere velocemente, un par di ciuffoli vi faccio vedere col buio, ragazzi, vabbè. Non fa nulla, tanto ad ogni puntata è così, per forza. Come vedete, adesso vedrete anche il nuovo arredo, però devo fare ancora tante modifiche. Ho intenzione di modificare varie stanze. E comunque qui c'è la parete che ho adibito alle foto di famiglia. Ci sono anche quelle del matrimonio. Tantissime foto, ragazzi. Qui infatti, come vedete, c'è l'entrata. Ecco qua, altre fotine. Lessi e Phil, tra l'altro Phil è sempre sporco, ha bisogno di un bagno. Qui c'è una stanzina, prima volevo fare open space, poi ho deciso di mettere questo muro che funge da separé e creare qui la zona per i cagnolini, per gli animali, insomma. Qui devo ancora eliminare il tiragraffi di Ginny, che glielo devo portare, però hanno un tiragraffi in quella casa, lo possono usare sia Gin che Jerry. E comunque queste ce le teniamo perché sono le fotine di Ginny. Dai, conto di riprenderla Gin quando Lex magari si trasferisce, quando passa di età. Vediamo quanto manca con la vita sull'unga, insomma, penso manchi un bel po', 29 giorni. Qui c'è il soggiorno con la cucina. In questo angolino, come vedete, ci sono un sacco di piantine perché nel periodo di Natale metteremo l'albero. Ho già provato e ci sta, quindi mi sembra una posizione perfetta per l'albero di Natale. Comunque, aspettate che ho visto compiti finiti. La responsabilità di Lexi è sufficiente per acquisire il tratto responsabile. Mi potete pagare le bollette? Tu sei qua. Questo è il giardino. Vi faccio vedere. Qui abbiamo il falò, il giochino qua, uscito con gita all'aria aperta. Oddio, è nata, ragazzi! È nata una cagnolina! Vi stavo dicendo anche lo scivolo gonfiabile perché appunto mi sembrava carino metterlo dato che siamo in estate. Allora, quindi sì, ti appare così all'improvviso l'avviso. Allora, nome e cognome. Direi di non mettere il cognome. Tra l'altro ho tolto i cognomi anche a Phil e a Lessi perché non mi piacevano. Allora, vediamo un nome, dato che qui mi dà anche nomi americani, insomma, e non solo italiani per fortuna. Vediamo se c'è qualche nome che ci può interessare. Vediamo un attimo: Sasha, Noemi, qualcosa che rappresenti un cibo vorrei mettere, però in inglese ovviamente, perché Joyce fa lo chef, insomma farà lo chef, quindi magari qualcosa inerente al cibo. Polpetta, sirena, Harley, bellissimo, mango. Ecco, mango già, però una femminuccia, quindi no. Meryl, zuffa, Ottavia, oh mio Dio. Crystal, macchia. Ragazzi, Carrie mi piace, però più che Carrie scritto in questo modo, io metterei proprio la spezia, appunto ricollegandomi al fatto che volevo mettere qualche nome inerente al cibo, insomma alla cucina. Cognome no. Oddio, dove sta? Oh mio Dio, che cosa tenera, ragazzi! È a macchie grigie. Allora, come razza mi sembra quella di Phil. Ma che tenera come cammina, mio Dio! Tenerissima! Ragazzi, è tenerissima! Vabbè. Allora, Lexi, vieni, abbracciala. Oh mio Dio, che carina! Poi non ho mai avuto un cucciolo io in The Sims 4. Insomma, gli unici animali che ho avuto sono questi. E non ho mai avuto altri nemmeno in partite private, quindi proprio tutto come voi, ragazzi. Troppo tenera. Oddio, è fedele!
forse l'ha preso da Phil, perché anche lui forse è fedele. Carrie è una cagna fedele, le piace stare vicino al padrone. Ah, chi è il padrone? Tutti loro, insomma. Allora, mi dovete assolutamente pagare le bollette, perché io voglio la luce che devo far vedere la casa ai miei amici qui. Quindi, paga le bollette. Non può. C'è qualcosa che ti puoi vendere? È questo qui. Venditelo allora. O oh, forse adesso sì, ragazzi. Paga le bollette. Comunque, questa, ragazzi, è la cucina. Non so se riuscite a vedere qualcosa. Ma avete visto che è nata? Ma ci siete? Oh, finalmente, luce, fu. Qui c'è anche il quadretto del piatto che fotografò Joyce all'appuntamento con Sara quando le ha chiesto di sposarla. Però l'ho già appeso, quindi questo potremmo anche venderlo in realtà, perché ci servono soldi. Qui c'è il progetto scolastico di Lexi, come vedete qui c'è la cameretta di Lexi, devo anche avvicinare un po' queste cose, mettiamo questo qua e poi apri questo, che io mi sono persa tutti i quadretti degli uccellini, me li sono tutti persi ragazzi, qui c'è la fotina di Lexi con Misha, lezione sul tratto segugio, oh il segugio! Forse anche Filbo, non mi ricordo niente, ragazzi. Allora, Carrie è una cagna segugio. Le piace cercare in giro per la casa e le si può chiedere di ispezionare le cose. Prima corvo, fagiolo e fringuello. Ok, poi le appenderò quando farò tutte le modifiche. Allora, quindi vi rifaccio vedere meglio la casa. Qui abbiamo la cucina, qui abbiamo uno studio. E ragazzi, dato che finalmente mi sono decisa ad acquistare lo staff pack un giorno da bucato, vorrei apportare proprio qui delle modifiche, fare magari un muro divisorio e creare anche la zona lavanderia, perché ancora non le ho messe queste cose qui. Poi, insomma, questa è anche la stanza malefica dei bug di Sara e Joyce, ma voglio fare delle modifiche anche qui perché non mi convince. Quindi, qua abbiamo anche un secondo bagno. Queste cose le devo eliminare perché mi danno dei bug. Phil, non stressare. Aspettate un attimo che qui io devo un attimo. Questo lo buttiamo qua. Ma tu hai fame? No, non, di chi era la zuppa di vongole? Di Sara. Mangia zuppa di vongole. Vi faccio anche vedere. Oh, che carino. Il cappello, il cappello. Vi faccio vedere anche che Joyce, questo lo buttiamo qui, è a livello 6 di cucina. Alta cucina 1, vabbè. Cottura al forno 3. Fammi qualcosa, dai. Perché devi. Oddio, deve raggiungere il livello 2 di mixologia. Quindi la mandiamo qui. A esercitarsi con la preparazione delle bevande. Quindi sì, non vi ho fatto più vedere, aspettate se lo trovo. Cucina, no, oddio, oddio, era arrivata che era a livello 6 e già a livello 9, bravissima, quante soddisfazioni. Però ah no, non ti sei bugata, c'era la pausa. Questo non me lo buttare tu perché devo buttarlo qui. Come vedete, è calato un pochettino il rendimento di Sara perché proprio oggi che dovevo seguirla, che era importante seguirla, non l'ho seguita a lavoro, quindi è sceso. Infatti doveva svolgere questi due incarichi per la promozione, essendo che non l'ho seguita, non li abbiamo svolti e quindi è sceso il rendimento, però continuerò a seguirla, ragazzi. Tu puoi fare esattamente quello che vuoi. Sì, è ferma perché ho disattivato l'autonomia per il sim selezionato. Sì, qui c'è il club a caso perché l'ho creato per fare i dialoghi e muovermi con più facilità. Poi lo modifico e non sarà più un club a caso. Prima che finisca la festività, compro un biglietto della lotteria. Corri, fino alle 2 dura. Vediamo se vinciamo. Ok, ce l'abbiamo fatta almeno con lei, perfetto, perfetto, perfetto. Perché non abbiamo molti soldi, quindi non vorrei spendere troppo comprando dei biglietti anche con loro. Allora, ragazzi, io sto per finire qui l'episodio, poi andremo nel cast anche a vedere bene questa piccolina. Ah,
E come vedete, questa proprio, oddio, l'invasione, volevo proprio parlarvi di questo. Infatti, come vedete qui di fronte a casa è strapieno di cani randagi. Adesso vi faccio vedere un attimo, vi spiego più che altro. Come vedete, se grazie ci dà una mano il gioco, i tratti della casa sono questi, vabbè, cucina dello chef per l'aspirazione e il lavoro di Juice, poi accogliente che lo metto praticamente in tutte le case e poi ritrovo per cani, i cani randagi frequenteranno questo lotto, questo perché? Perché Lexi, come sapete, come aspirazione ha amica degli animali, infatti come tratto ha anche amante di cani, quindi in base alla sua aspirazione e ai suoi tratti penso proprio che sia il caso che lei quando cresca diventi una veterinaria. In realtà io avevo in mente anche di farle intraprendere una di quelle nuove carriere che usciranno sia con la nuova espansione che uscirà a novembre sia con il nuovo aggiornamento anch'esso che penso uscirà a novembre o ottobre. Però, pensandoci bene, lei, secondo me, vuole veramente diventare una veterinaria. Stessa cosa con loro, ormai hanno tutte le idee chiare, insomma, sulle varie aspirazioni e le carriere, quindi con loro non intraprenderemo nessuna nuova professione, perché sono proprio professioni, ragazzi, quelle nuove che usciranno. Tra l'altro fatemi sapere se vi fa piacere che ve ne parli in un video, sia del nuovo aggiornamento sia della nuova espansione. Ditemi un po' voi. Quindi, spoilerone ragazzi, la nuova espansione la vedremo in una nuova serie. Non vedo l'ora. E quindi sì, dato che tutti questi personaggi di questa famiglia hanno già le idee chiare, eccetera, eccetera, inizierò una nuova serie dove vedremo tutta l'espansione in sé, insomma le carriere, eccetera, eccetera. Confido molto in questa espansione perché secondo me è strafiga, una cosa che davvero mancava, oltre all'università, oltre ad altre cose, ma anche questa mancava. E comunque nuove aggiunte sono sempre per me le benvenute. Allora, sarà mia, basta guardare la televisione e vai a dormire. Lexi sta scendendo e sta andando a lavarsi le mani, ma perché su non te le puoi lavare? No, la mia idea di mettere questi banconi, di intersecarli, è fallita miseramente. Quindi dovrò fare un sacco di modifiche, quindi buttami via questo, almeno ci danno i soldi. E anche questo qui quindi non funziona, deduco. Sì, devo fare un sacco di modifiche, ragazzi. E allora poi ci metterò un lavandino normale, ahimè. Quindi, dato che Lexi ha questo amore spassionato per gli animali e ancora giustamente non può fare il veterinario perché è solamente un adolescente, ha convinto Joyce a realizzare un progetto. Allora, aspettate che voglio assicurarmi che abbia fatto i compiti. Fai le attività extra se ce la fai. Quindi ragazzi, lei vuole praticamente adibire il giardino a ritrovo, a rifugio per cani. Come vedete infatti anche dal tratto qua arrivano un sacco di cani randagi e possono benissimamente entrare da questo cancello perché abbiamo bloccato le porte per entrare in casa perché altrimenti ci sarebbe l'invasione e abbiamo sbloccato il cancello, quindi loro possono tranquillamente entrare nel giardino. Lexi creerà qui in questa zona un angolo appunto dedicato ai cani randagi, magari anche con un tetto in modo che quando piove i poveri randagi possono proprio ripararsi perché qua piove sempre da quello che abbiamo visto, e poi mettere tutte le ciotole, magari un pezzo anche di recinto non chiuso del tutto, però poi vedrete nel prossimo episodio, con tutte le ciotoline, tutte le cose che servono per la cura dei randagi. Ho in mente anche di farle comprare un sacco di dolcetti del veterinario, non ci sono riuscita dal computer, io non so perché non trovo l'opzione per ordinare i dolcetti tramite il computer, devo per forza andare dal veterinario e comprarli lì. Comunque le farò comprare un sacco di quei dolcetti in modo che se arriva qualche randagio ammalato possiamo anche guarirlo, anche se non facciamo la carriera di veterinario, quindi
un genio, Lexi, un genio, cioè può curare gli animali anche non essendo un veterinario. E lei ha questa passione, quindi si dedicherà in un certo senso a fare del volontariato, perché è volontariato, insomma, non la paga nessuno. Ho mandato Sara a lavoro. Questa volta non la seguo, vabbè, non mi interessa, la seguirò domani perché ovviamente dovevo chiudere l'episodio. Qui c'è anche questo poggiolino troppo carino, ragazzi, dove si vede questo panorama qui con la campagna, troppo bello. Se riesco a farvi mai vedere qualcosa nella vita, ecco. E fatemi rivedere Carrie, ragazzi, troppo bella. Sara si trova a lavoro, lavora in sodo, grazie. Troppo bella, dai, come ultima cosa la andiamo a vedere nel CAS. Sì, la vediamo qui, ragazzi, perché in modalità Vivi è veramente minuscola, quasi non si vede. Allora, ciao Carrie, quanto sei dolce, mio Dio. È Fedele, Segugio e Pantofolaia, che carina. Magari quando Lexi si trasferirà, che passerà di età, se la porterà con sé. Magari sì, vedremo, vedremo. Magari adotterà anche qualche randagio, non lo so. E poi quando si trasferirà, Joyce si riprenderà Jean, magari anche con Jerry insieme, perché penso che nel mentre si affezioneranno, eccetera, eccetera. Ragazzi, non avete idea di tutte le idee che io ho in mente su come far andare questa serie, veramente. Quindi mi raccomando, non sottovalutatela rispetto alle challenge, perché ci verrà tantissimo. Quindi io vi saluto da qui, ragazzi, con Carrie dolcissima. Fatemi sapere cosa ne pensate, cosa pensate dell'avvicinamento che c'è stato fra Sara e Lexi. Quando sono andata a fare volontariato assieme in questa spiaggia, nel prossimo episodio vi dirò anche chi ha incontrato Lexi nel mentre che ha fatto, che era a fare volontariato in spiaggia. E quindi cercheremo anche di capire le dinamiche che ci sono fra tutti gli adolescenti, perché io sinceramente, che carina, ancora non le ho capite. Poi sappiamo anche che Lexi non può tanto allargarsi con Andrew se c'è anche Misha, no? Perché altrimenti è la fine. Quindi ragazzi, io vi saluto, fatemi sapere un po' tutto quello che pensate in generale. Se vi va, mettete un mi piace o se vi va, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!